la disoccupazione giovanile in Italia attraverso l'orientamento e l'alternanza scuola-lavoro. È l'obiettivo del progetto Allenarsi per il futuro, promosso da Randstad con il gruppo Bosch. Se noi vogliamo sostenere l'economia, dobbiamo fare in modo che tutte le persone riescano ad avere un lavoro in linea con quelle che sono le proprie attitudini. Ma spesso non conosciamo quelle che sono le nostre attitudini. Allora noi abbiamo organizzato una serie piuttosto importante di incontri con le scuole superiori, ma dall'anno prossimo anche dalle scuole medie, inferiori, per incontrare le persone e iniziare a farli ragionare su quelle che sono le loro attitudini e quello che è il mercato del lavoro, quali sono le professioni interessanti negli anni venturi. Questo servirà senz'altro a orientare le persone, a scegliere dei corsi di laurea dove loro possono esprimere tutto il loro potenziale, ma soprattutto che li porta ad incontrare una domanda di lavoro e non invece a laurearsi in facoltà dove poi è difficile trovare lavoro. E l'obiettivo del progetto è ambizioso. Insieme a Randstad abbiamo sviluppato questo progetto attraverso due pilastri. Da un lato l'orientamento al lavoro con la tematica quale mestiere voglio fare da grande. La parte interessante è che uniamo queste tematiche di orientamento anche grazie all'aiuto e alla collaborazione con dei campioni dello sport. Abbiamo degli allenatori, perché allenarsi per il futuro vuole proprio, attraverso la metafora sportiva, portare quel messaggio di passione, di allenamento, che sarà vincente per il prosieguo degli studi e poi per la ricerca della professione. Un altro pilastro è quello legato all'alternanza scuola e lavoro. Anche la metafora dello sport quindi può aiutare i giovani. Una grande opportunità per il mondo dello sport di dialogare col mondo del lavoro e rafforzare i messaggi che entrambi possono dare. Allenarsi oggi quindi per essere pronti domani. Allenarsi per il futuro ti permette soprattutto di evitare di vivere una vita al condizionale, cioè poter dire io sono, io sarò, e non io sarei stato, io avrei potuto essere.